Vediamo se siamo arrivati al dungeon. Caverna del drago. Dovremmo fare l'ultimo enigma e dovremmo essere nel dungeon. Comunque sì, già ci siamo. Salviamo la partita, perché abbiamo fatto veramente tanto, quasi un'ora di gameplay senza salvare. Pericoloso, non si sa mai. Ok. Anche qui non dovrebbe essere assolutamente difficile. Come potete vedere, a terra c'è questo spazietto in cui possiamo afferrare questa statua e tirarla. Questa che chiude il buco, la spostiamo ed ecco lì che abbiamo lo spazio per passare. Una cavolata anche questo. Come la fame. Ok, qui c'è un piccolo enigma, se così si può dire, se così si può chiamare. Vedete, qua c'è una specie di piattaforma con due cosi qua spenti, quindi basta accenderli e vi darà un piccolo tesoro, che sicuramente sono rupie, probabilmente. Vediamo. Ah no, una chiave, cacchio, una chiave importantissima nei dungeon. Infatti si va avanti solo con le chiavi. Senza chiavi non si va avanti. Qua è un po' più complicato, ora vedrete. Anzitutto c'è la lava a romperci le palle. Qui c'è un sasso che blocca la strada. Adesso non è che mi ricordo tutto alla perfezione, però non dovrebbe essere tanto difficile. Dovremmo andare avanti tranquillamente senza bloccarci. Qua dobbiamo scendere per forza. Forse questo ci aiuta a salire. Sì, infatti. Guardate la lava. Ma battiamo questi pipistrelli, sennò poi ci fanno cadere. Ok, dobbiamo andare per forza di qua, perché lì c'è una porta, ma ci vuole la serratura. E noi... cioè, ci vuole la chiave, scusate. C'è la serratura. E non abbiamo la chiave. Qui queste specie di ampolle contengono acqua. C'è pure il disegnetto del... come si chiama? Della goccia. Quindi buttandole qua dobbiamo raffreddare la lava. Vedete? E possiamo tranquillamente passarci sopra. Per poco tempo, perché poi si riscioglie di nuovo. La mappa del labirinto, del dungeon. Perfetto. Qui viene chiamato labirinto, ma in realtà non è altro che un dungeon. Vediamo, c'è qualcos'altro? No. Possiamo salire. No, lui scende, io salgo. Va bene, grazie. Dovremmo usare la sua arma adesso, molto probabilmente, perché lì ci sono delle travi che con la mia spada non riesco a rompere, almeno credo. Andiamo a vedere se è così. Io almeno così mi ricordo. Sì, infatti, vedete, non possiamo romperle. Quindi, grazie a questa spadone grosso, dovremmo riuscire a romperle.
Sì, infatti, bella. Continuiamo ad utilizzarlo perché ci servirà anche, se non sbaglio, qui sopra. Fa anche molti più danni della mia spada. Ovviamente chi gioca a Zelda sa che la spada che ha adesso Link in mano, quella piccoletta, ovviamente non sarà la sua spada primaria, principale, la sua arma principale. Che poi vedrete più avanti, raccoglieremo sempre la spada, quella leggendaria. Ok, chiave trovata. Continuiamo a portarci la spada dietro, non si sa mai. Ah, ok, no, non serve più. Ogni tanto i mostri possono dare delle gocce o qualsiasi altro tipo di oggetto strano, che poi scopriremo possono essere utilizzati per fare delle miscele curative o altro. Guardate là. Come posso fare ad attivare quelle bombe? Forse ho un'idea. Forse, dico. Wow, Link sei... Madonna, quanto... Che nervoso quando fa così. Ecco, infatti, immaginavo. Bastava tirargli qualcosa addosso. Siamo di nuovo al punto di prima, non so se vi ricordate, dove siamo passati di qua, c'era la porta con la serratura e poi siamo andati di là perché non avevamo la chiave. Adesso in basso a destra vedete 208 rupie più una chiave, quindi ci possiamo andare, perché abbiamo recuperata poco fa. Quindi stiamo continuando senza problemi per il momento. Lì per passare ci servirà un oggetto che ancora non abbiamo. Dovrebbe essere un rampino. Scusate il telefono. Scusate un attimo. Rieccomi, scusatemi. Allora, dicevo, ci serve il rampino. Guardate qua. Allora, vediamo se sta qua. Guardate che è uscito, bastardo. Ok, come potete vedere, per esempio, questo è un altro enigma. La spada grossa non ce l'abbiamo più. È uscito il tizio, no? Il mostriciattolo con cosa? Con praticamente non la sciabola, ma con questa specie di tronco. Non so neanche che cazzo è. Un legno, insomma. Allora possiamo accendere qui e invece di usare la spada per rompere, incendiarlo. Con un po' di, vedete, un po' di astuzia e di cervello si riesce a risolvere qualsiasi enigma. Che ovviamente, dato che questo è il primo dungeon, gli enigmi non sono così difficili, anzi, sono abbastanza semplici. Andando più avanti però con il gioco, perché i dungeon poi diventano proprio bastardi bastardi, che vi costringeranno addirittura a guardare delle... Ah, qua c'è... Attenzione, guardate, qua bisogna stare attenti, mai combattere sul ponte, poi vi spiego il motivo. Cazzo fa questo? Non voglio combattere sul ponte, perché si rompono le corde del ponte e poi cade. Guarda, vi faccio vedere. Avete visto? No. Ecco, infatti, vedete, è pericoloso, poi crolla, non possiamo passare. Bisogna stare attenti. Sentite sto rumore, dovrebbe essere il drago. Merda, la lava. E chi l'ha vista? Ce la facciamo. Corri. Sì, che culo. Questi invece sembrano i piccoletti di quello. Siamo lo scudo. Cerchiamo di ammazzarlo qua sopra, così ci dà la piuma dorata. Se no, se lo ammazziamo giù, se cade giù. Ecco appunto, bastardo, volevo la piuma. Ah, un cuore, vabbè. Stiamo attenti. Ora. Però c'è un masso, come faccio a passare? Ci dovrebbe essere qualche bomba. Allora si vede che non dobbiamo passarci. Andiamo di qua. Ma di qua si può passare? No.
Ah, ecco. Che manine piccole che ha Link, che carino. Puccioso, lui. E come si sale? Ah, ok. Ah, adesso ho capito, la bombetta. Aspettiamo che si gonfi e niente, dovevo aspettare un po' di più, mannaggia mia. Meno male che ricresce come un lampo. Dio mio, ho rischiato la vita. Sali. Ok, abbiamo rotto il masso, possiamo passare. Come si dice? Inesorabilmente stiamo raggiungendo verso la fine del dungeon, o almeno si spera. Qua non dobbiamo fare altro che tirare. Qui idem. E idem qua. Ci siamo fatti altro che una specie di scaletta. Guardate come frego il topo. Ta-da! E prendilo però. Link, hai visto quei topini forpetti che non fanno altro che derubare il prossimo? Non è possibile sopportarli, ma in fondo non sono altro che topi. Cerca loro, la loro tana, trova e nutrili. Magari apprezzano il gesto e chissà perché. Ah, ok, quindi non vanno buttati così, ma proprio davanti la tana. Ecco, sto topino malefico. Minchia, morto di fame. Squid squid! Bel topino, volere comprare qualcosa? Cosa volere? Wow! Tu sei un mercante? Oh my god! No, non ci credo. Tu sei un mercante, topo? Che figo! Pozione cura tutto, pozione vita. Pozione cura tutto, cazzo. Volere comprare la pozione cura tutto per 80 rupia? Abbiamo comprato dal cinese la pozione cura tutto. Grazie bel topino. Ma sei tu il topino, non io. Comunque avete visto, abbiamo dato da mangiare. Invece di derubarci ci ha fatto da negoziante. Che figata. Ah, qui è bello, mi ricordo. Qua è bello, eh. Guardate. Allora, innanzitutto apriamo qui. La prima volta devo ammettere che non è che ci ho perso chissà quanto tempo. Però un attimo ho detto, e mo come cazzo faccio? Perché innanzitutto ci ha dato la bussola, buono. Perché ora vi faccio vedere. Lì dobbiamo passare, giusto? Ok, abbiamo questo a disposizione. Abbiamo il fuoco a disposizione. E come cazzo ci arrivo? Con le scale purtroppo non possiamo salire se abbiamo in mano qualcosa. E quindi, guardate. Che figata. E lì sicuramente c'è la chiave per andare avanti. Fatti così, eh. Queste sono le serrature base, quelle piccole, che hanno bisogno della chiave piccola. Poi invece c'è la serratura grande, quella del boss, del dungeon, che ha bisogno invece della chiave grande, che troveremo più avanti. Uccellaccio di merda. Vieni qui, ecco la chiave. Ce l'aveva lui. Ma perché deve morire sempre fuori? Guarda, ho perso la prima dorata, maledetto. Abbiamo la chiave che ci serve per forza per aprire quella porta. Maledetto, poteva morire qua. No, sempre deve buttarsi giù. Prendiamone uno. Non so perché ce li hanno messi, ma se ce li hanno messi forse serviranno. Ok. Venite. Ok. Direi di togliere la pozione cura tutto dal pulsante R, perché in caso dovessimo sbagliare premere R sprecheremo questa pozione fondamentale per gli scontri con i boss.
Quindi che cosa mettiamo? Mettiamo il cannocchiale, no, il cannocchiale, camera, sì. Così poi quando magari siamo nel dungeon del boss, cioè dentro la stanza del boss, poi la rimettiamo sul pulsante R, la pozione. Portafelicità, questi oggetti qui hanno scopi molto semplici, o quelli di essere venduti come oggetti appunto che ci faranno guadagnare rupie, o darli a un collezionista che poi ci darà tipo una ricompensa. Di solito è più intelligente utilizzarle per trovare il collezionista, che poi va trovato, quello è il problema. Risolta. Qui, non so se vi ricordate, all'inizio del dungeon c'era una specie di... Vabbè, avete capito, questa ampolla gigante, questo vaso con del fumo verde. Quindi se entriamo in quel fumo blu andiamo a finire nel fumo verde, quindi all'inizio del dungeon. Tanto per un modo per uscire dal dungeon sarebbe veloce. Però a noi non interessa perché dobbiamo andare avanti. Spada, così lui non ha armi. Infatti scappa perché non sa che fare. Perfetto. Lì dobbiamo accendere il fuoco, però ci serve un pezzo di legno per appunto accenderla, se no non possiamo. Quindi dobbiamo cercarlo. Credo di averne visto uno sopra. Ah, ce n'era anche uno sotto. Vedete, sto stronzo si era nascosto. Eh no, bello. Eh no. Darà un piccolo tesoro o forse una chiave se siamo più fortunati. Vediamo. Cioè, le chiavi si trovano comunque, perché per forza, sennò non potremo andare avanti. Però, diciamo che se le troviamo così facilmente, ben venga, senza doverci magari usare troppo il cervello, insomma. Vediamo, c'è la chiave. Dai, ti prego. No, una mappa del tesoro che poi può essere utilizzata poi nel mare. Avete visto prima con la barchetta, possiamo andare alla ricerca di questi tesori, che di solito contengono tantissime rupie o altri oggetti. Però di solito sono tante rupie. Devo dire la verità. In Wind Waker io non ho notato un vero e proprio necessità di rupie, cosa che invece ho notato per esempio in altri The Legend of Zelda, come per esempio Link Between a World, che ho giocato su 3DS, è stupendo, dove le rupie erano veramente fondamentali. E questo? Che cazzo ci faccio? Il problema è che ancora non ho trovato la chiave. Ah, ok, dovevo solo eliminarli. Ok, perfetto. Erano nascosti, dovevo trovarli e ucciderli. Dobbiamo salire. Quell'animaletto lì rompe veramente le palle. Fastidiosissimo. Ah! Lo si può sconfiggere con l'acqua, perché poi si... Dato che comunque sembra essere allergico all'acqua, in quanto una creatura di lava, la possiamo eliminare soltanto così. Ecco, è caduto in là, perfetto. Serve un altro. Ah, che palle, di nuovo lui, non ci credo. Ah, ok, veloce, veloce, Link. Si è toccato la lava, non mi è successo niente per prima. Veloce, dai. Dai, la lava ci dovrebbe portare su. Bella. Meno male che mi sono ricordato, era rimasta l'ultima ampolla d'acqua, che culo.
Cioè, in caso dovessimo finirle, basta aprire la porta che c'era sotto, uscire per poi rientrare nella stessa stanza, che le ampolle si andavano a respawnare, insomma. Quindi non è che era proprio un problema, però. Vediamo invece qui. Beh, lì non possiamo passare. E poi c'è bisogno della chiave del boss. Quindi cerchiamo intanto di distruggere queste pietre. Magari. Ecco l'ampolla gialla. Che sta per teletrasportarsi. Ecco il drago. Sembra che abbia la coda incastrata e qualcuno gli stia facendo del male. A noi serve il rampino per forza in questo livello. Il problema è che ancora non l'abbiamo trovata. Non mi ricordo esattamente dov'è, ma lo troveremo. La ragazzina. Quella che abbiamo aiutato ad arrivare al dungeon. Non doveva andarci, era troppo. Armati, rubiamogli subito l'arma. No, no, come non detto. Uno grosso. Merda, stiamo attenti, questo è più pericoloso. Aia. No, c'era il cuore lì. Se vogliamo salvare la nostra sorellina, di sicuro una missione del genere non ci può fermare, visto che dobbiamo affrontare il grande e possente Ganondorf. Servono i cuori. Drago che si lamenta. Collana del teschio, buono. Anche questo è un tesoro abbastanza raro, quindi cerchiamo di conservarli e di metterli da parte. Andiamo a parlare con la ragazzina. Link, sei venuto per salvarmi. Grazie di cuore. Ora ho capito cosa succede. Qualcuno sta stuzzicando la coda di Valo, perciò si è innervosito tanto. Infatti si vede, qualcuno gli sta a mettere il dito nel culo. La coda di Valo scende fino nella sala sottostante. Sicuramente chi lo irrita si trova lì. Chissà se le creature che mi hanno catturato hanno a che fare con tutta questa storia. Dobbiamo fare in fretta. Vado a riferire agli altri dell'accaduto. Usa questo per uscire di qui. Lo strumento che si tramandava ai falchi viaggiatori ai tempi in cui non avevano le ali. Dovete sapere che in The Legend of Zelda ci sono diverse razze, perché dato che è un mondo cioè epico, fiabesco, eccetera, ci sono diverse creature che per il momento abbiamo incontrato solo questi, cioè i viaggiatori falchi, che sono un po' diversi da noi. Ma poi, non so se avete notato, ci sono degli umani con la coda, se scusate, con l'orecchio ad elfo ed altri con l'orecchio normale, quindi già quella è un'altra razza. Hai ottenuto il rampino, grazie. Come si usa il rampino? È più facile, si muore, cioè facilissimo. Si va a strumenti, si prende appunto il rampino, lo si mette in un tasto che si vuole. Io preferisco R, sinceramente, quindi mettiamolo su R. Poi premiamo R, lasciamo R e niente, fatto, saltiamo. Una cavolata. Va qui sotto perché ci fa scendere con la scalata. Il drago come fa? Il dito nel culo non gli piace. Beh, poverino, possiamo capire. Ora dobbiamo andare di qua. Vi ripeto, abbiamo bisogno della chiave.
Quindi senza chiave grossa non si va da nessuna parte. Che figata usare il raffino, molto divertente. Ok. Vorrei messo in una stanza dove non siamo. Infatti, qui non c'eravamo ancora. Ah, ok, uno stronzo. Cade. Vai giù. Pensavo di dover salvare qualcuno. Allora, la cassa è gialla. Quando è gialla significa che contiene tesori più preziosi. In quanto prezioso, diciamo, com'è che si dice? Tesoro prezioso, penso che sia la chiave che stiamo cercando. Aia, lo sapevo. So come far crollare quel ponte, perché dobbiamo andare giù. C'è un modo più facile. No, di nuovo questo affrontare. Che palle. E dai, t'ammazzo! Dio mio, motonno, t'ammazzo! Che rabbia! Ah, ecco, è crollato. Cadi giù. Ok, ora dobbiamo semplicemente andare giù e basta. Sì, ma no, 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 cioè, mamma mia, veramente, che c'è un commento con bestemmie rivolte a me, ci sta in questo video. Cioè, proprio un coglione, un coglione. Cioè, che culo! Ok, abbiamo risolto. O almeno spero, sì, ok, c'è il tesoro. A volte un pizzico di fortuna ci vuole. Ma dai, non ci credo. Pensavo che ci fosse la chiave. Non ci credo. Dobbiamo fare. Ah, ok, 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 ok. E là dove ci porta? Ah, esattamente lì, quindi non serve. Dobbiamo entrare qua e tagliare le corde. Dai, cioè, che è successo? Ah, è vero! Che scemo, perché se ne talgo una, è normale che scivolo da un lato. Quindi bisogna tagliarle tutte e tre insieme. Come fare? Caricare la spada per poi fare. Ok, così. Carica, carica, carica. Voilà! Così il disco cade dritto. Perfetto. Vediamo se si va di qua. Ma qua è chiuso. Perché? Ah, ok. Almeno spero che si vada di qua. Ah. No, 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 pipistrello, no, lasciami in pace, lasciami in pace. Se mi toccano cadono. Cado e quindi sono. Uno è andato. Che là. Vediamo se ci danno un cuore. Ci servirebbe, ok, grazie. No, siamo sempre più vicini al boss. Okay, che scemo, dovevo andare dall'altra parte. Qui a fianco c'è un'altra. Ecco, vedete? Qua. No. Credo che lì ci sia la chiave.
Ah, wow. Allora ho capito come si fa. Solo che mi serve dell'acqua. E come faccio? Cioè, avrei capito, ma... Vieni qui, bello. Sì, bravo. Seguimi, seguimi. Seguimi, devi salire qua. Anzi, no, ho capito io come fare. Devo colpirgli all'occhio. Devo stare anche attento. Perché è pericoloso. Eccolo. Dato che ora che si è fatto a palla, possiamo metterlo sul pulsante. E una volta messo sul pulsante, possiamo tranquillamente recuperare la chiave del dungeon, quella principale. Infatti ora vedete, si vede che è diversa dalle altre chiavi. E infatti guardate com'è, grande chiave con un occhio. Ora dobbiamo andare, sì, dobbiamo tornare un attimino indietro per poi arrivare alla porta del dungeon. Ora vi faccio vedere come ci si arriva in una cavolata. E tu? Da dove spunti? Fastidiosissimi pipistrelli. Poi arrivano sempre nei momenti più critici. Magari stai saltando, facendo altro, ti fanno cadere giù. No! Maledetto. Ma ti amo e ti odio, Link, guarda. A volte più odio. Ci dovrebbe essere. Sì, dobbiamo andare di qua, per forza. Scendiamo. Vi ricordate quella specie di piattaforma che abbiamo fatto cadere con, tagliando le tre corde, cioè questa? No, proprio nel momento in cui... Ecco, non dobbiamo fare altro che aspettare che questa lava dia una spinta alla piattaforma per poi arrivare esattamente davanti alla porta del dungeon. O almeno credo. Lo vedremo. Strello di merda. No, comunque, anche se non è la porta del dungeon, ci siamo, cioè è vicino. Dobbiamo tornare un attimino indietro, tanto c'è la mappa. Allora, qua è il ponte crollato. È facile, dobbiamo prima eliminare questi pipistrelli fastidiosi, sennò non ci fanno fare niente. Ok. È semplice, dobbiamo aspettare. Saltare sopra e aspettare di nuovo. Eh sì, sì sì, la porta del dungeon è qui. Dobbiamo fare un po' di strada indietro, ma veramente poca. E poi siamo arrivati. Devo dire, i boss sono carini. Cioè, i boss più sono difficili, ovviamente, più strategia ci vuole per affrontarli, e più sono belli. Un po' come in Dark Souls, là, quel gioco lì che è basato principalmente poi nell'affrontare i boss. Ed è bello, e quello è il bello del gioco. Più sono difficili i boss, più è bello il gioco. Ok, ci siamo. Dobbiamo stare solo attenti a non atterrare su quella merda. Ci vuole lasciare in pace. La cintura del guerriero. Per esempio, il collezionista di quell'oggetto so già chi è, il maestro di spade che all'inizio del gioco ci ha insegnato il tutorial. Quello lì le colleziona, quindi se lì ne portiamo un tot ci racconta una storia, non mi ricordo, una ricompensa. Inseriamo la chiave. Perfetto.
prima di iniziare cerchiamo di mettere la pozione in un tasto. Abbiamo scelto X. Vedete, quella è la coda del drago di Valo. Allora cos'è che punzecchia? Ah, ecco che cos'è. Sarebbe una versione più grossa di quello, di quel coso che ci ha dato fastidio prima. Cazzo, sei grosso. Mi devo ricordare come si affronta. Credo stuzzicando la coda di Valo o aggrappandoci. No, no, stuzzicando. Che abbiamo sbagliato. No, invece no. Il sasso li cade in testa, come potete vedere. E l'armatura di sto coso si comincia a frantumare. Il problema è che poi ritorna e gliela va a rimettere sul soffitto. Merda, sto bruciando vivo. Sempre di più si sta frantumando, come potete vedere. Aspettiamo che le specie di pietre infuocate cadano. Ok, adesso possiamo andare. Per chi l'ha già affrontato, il boss non risulta tanto difficile, perché so cosa fare. Però per chi lo affronta per la prima volta, di sicuro non è proprio una passeggiata. Adesso non c'è più quel sasso, quindi non possiamo più utilizzare la coda di Valo, se non sbaglio, e dobbiamo affrontarlo. Ma invece no, ci serve la coda di Valo, insomma. Vediamo. Sì. Perfetto. No. Spero di ricordarmi. Attacca. Ah, ok. No, merda. Ho bruciato la coda. Dobbiamo attaccargli l'occhio, il punto debole. Ovviamente è molto evidente che è il punto debole. Merda. Ecco, quando mette tutte e due le zampe per bloccarci, dobbiamo rimanerci dentro. Ecco, adesso, tipo, per colpirlo all'occhio. E poi se dovesse fare le fiammate, ci possiamo arrampicare e salvare. Veloce, veloce! Maledetto. Cazzo, un cuore c'è rimasto. Dai, maledetto, dai. Ma che cazzo di mira che ha?
Dai, bello, sono qui. Come ho detto. Dai, metti quelle cazzo di zampe. Oh. Abbattuto. Il bello di del sconfiggere un boss è che ci dà un cuore. Molto utile poi nei boss più avanti, che saranno sempre più forti. Più cuori abbiamo, ovviamente, più vita, più danni possiamo subire. Eccolo. Guardate lì come saltello. Perfetto, prendiamo il cuore. Infatti ora abbiamo 4 cuori. Si può scendere qua? Sì. Ci dovrebbe teletrasportare dove c'è il drago. Sì. Ecco, vedete, non è più incazzato, Valo, quindi abbiamo salvato questa tribù. I ragazzini ormai possono finalmente mettere le ali e io posso prendere il possesso della gemma che ci servirà. Ce ne servono 3 per il momento. E il drago, anzi il ragazzino, ha la prima gemma che apparteneva appunto al drago. Link. Che bella la canzoncina. Guarda, ecco Falin. Famire mi ha raccontato tutto. Link, grazie. Scusa se ho dubitato di te. Ecco, vedi stronzone? Anch'io un giorno diventerò bravo come te. Tutti siamo bravi a parole. Sai, prima i fatti, ragazzino. Prima i fatti, parole tue. Ma certo, vero Link? Link, tieni. E vai. Vorrei che lo tenessi tu. Era il nostro obiettivo. Vedrai, sarò coraggioso e non fuggirò più di fronte alle difficoltà. Ok, moccioso, allora affronta te Ganondorf da parte mia, vai. Ti è spada e scudo e vai. Allora, perla di Din, il tesoro dei falchi viaggiatori si tramanda di generazione in generazione. Anche Valo vorrebbe porgerti i suoi ringraziamenti. Dice, grazie a te il mio culo adesso è libero. Cosa dite? Che devo domare lo spirito del vento? Cosa significa e come? Ma quale spirito del vento? Quello dell'altare del vento? Proprio di fronte alla caverna? Valo ti ha chiamato eroe. Beh, per noi sei senza dubbio un eroe. Andrò da Valo e quando avrò le mie ali verrò a trovarti. Va bene, va bene. Link, grazie, torna presto. Ok, ora dobbiamo andare su quell'altare, quindi dietro l'isola, perché dobbiamo acquisire il potere del vento, però prima andiamo a parlare con sto mercante. Welcome, stranger. No, if not, cash. Allora, che cosa ci serve? Vabbè, intanto prendiamo un po' di queste, che così se troviamo altri topi... la batteria, un attimo, raga. Il caricatore al paddone. Ok. Come abbiamo visto, a volte il mangime, che costa solo 30... Quanto costa? Il mangime poco, se non sbaglio. 30 rupie, e ne possiamo avere 3. A volte è come acquistare un po' di pozioni, perché alla fine andremo vicino a una buca dei topi, glielo diamo, e se siamo fortunati, invece di darci rupie, ci daranno
appunto i... cioè apparirà il negoziante topo e potremo acquistare le... Qui c'è intanto una bottiglia, andiamo a leggere. Vuoi mettere il gioco in pausa e avviare... No. Spaventapasseri, vediamo. LOL. LOL. Era un'immagine con una specie di statua con scritto spaventapasseri. Va bene. Vabbè, queste rocce tanto non è che siano chissà che cosa. Ok, l'altare dovrebbe stare qua. Ciao granchio. Lì ce n'è un'altra di bottiglia, vedete? La gente veramente si mette lì a spammare messaggini a manetta. Allora, questa è rotta. La stella è rotta, però questa no. E ci sono tre segni della melodia. Queste indicazioni dovrebbero essere note. Ok, proviamola. Dovete sapere che in ogni The Legend of Zelda la musica è importante. Per esempio, in Ocarina of Time dovremmo suonare un ocarino. In Spirit Track, adesso non mi ricordo, forse un flauto o qualcos'altro. Invece qua dobbiamo fare tipo l'orchestra o qualcosa del genere. Ok. Grazie a questa potremo controllare il vento. Canzone del vento, infatti. Che bel venticello. Sono Zelo, lo spirito del vento. E tu chi sei? Un nuovo ammaestratore di venti? Per essere agli inizi te la cavi bene. La melodia che hai appena eseguito controlla la direzione dei venti. Il vento può essere usato per fare il bene, ma anche per fare il male. Mio fratello Beolo è su tutte le furie perché gli hanno rotto la stele con lo spartito. Ora è in mare a tormentare chiunque si avvicini con dei violenti tifoni. Infatti il fratello sarà veramente un rompicoglioni durante il gioco, perché quando cercheremo di raggiungere alcune destinazioni dobbiamo stare attenti ai suoi tifoni, perché sennò ci prenderà la barca e ce la sbatterà tipo così in un punto casuale della mappa di gioco gigantesca. Quindi cazzo, ci potremo trovare a chilometri lontani dall'obiettivo. Se vedi un tifone in mare puoi stare sicuro che lui è distante. Dagli una lezioncina, magari si calma. Vabbè, se avremo l'occasione di dargli una lezioncina, stai tranquillo che gliela daremo. Ok. Per il momento con il gameplay di Wind Waker è tutto. Ci becchiamo la prossima. Spero che il primo dungeon vi sia piaciuto. Andremo avanti. La storia si farà sempre più intrigante, più bella, eccetera eccetera. Lo scoprirete tutto più avanti. E niente, votate, commentate e alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao ciao. We'll be right back.